L'azienda Estra non si accontenta di essere semplicemente un'azienda, una delle più grosse aziende di energia sul territorio italiano, ma vuole anche essere radicata sul territorio aretino, in questo caso con progetti che riguardano il liceo musicale, perché la musica è importante, avete messo in cantiere una serie di progetti, per cui perché questo impegno proprio sulla musica? Noi riteniamo che un'azienda come Estra debba avere una responsabilità economica e quindi produrre utili, ma anche una responsabilità ambientale e una responsabilità sociale. Riteniamo di voler far crescere le eccellenze dei territori, perché un territorio che cresce è anche un territorio che poi muove l'economia e quindi anche un'azienda ha i suoi interessi a far crescere la vita e la cultura di un territorio. In questo il liceo musicale è un'eccellenza dei nostri territori e noi ben volentieri appoggiamo le iniziative che sono iniziative importanti perché riguardano l'inclusione sociale, ma riguardano anche la crescita sia della cultura in senso lato che della musica, ma anche dei nostri giovani, con dei progetti davvero interessanti. Da vari anni ormai la scuola collabora con Estra per la realizzazione di progetti importanti e anche quest'anno stiamo mettendo in piedi un percorso per l'inclusione e l'orientamento in cui i ragazzi del musicale si mettono alla prova come piccoli docenti dei tutor nei confronti degli alunni delle scuole primarie, svolgendo un'attività di educazione alla musica, quindi con un ruolo formativo sia per loro che si sperimentano sul campo, ma anche nei confronti dei più piccoli che si educano all'ascolto e appunto alla pratica musicale.